Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati su Nerdy, la rubrica sulla cultura nerd. Anche questo mese è arrivato il momento critico, il momento che tutti aspettano, il video unboxing! Direi di non dilungarci oltre, di cominciare subito a spacchettare perché sarà anche questo mese un video ricchissimo. Iniziamo subito con il primo paccone. Andiamo a vedere che cos'è. Forse una mezza idea ce l'ho. Finalmente è arrivato anche mio nonno, era un otaku. Il libro del Chirione, ragazzi. Se lo volete, anche questo è disponibile. Sono molto curioso di vedere che cosa ha scritto il caro Chirio in questo bel libro, ma non è finita qui. Abbiamo ancora una marea di pacchi. Continuiamo con un altro bel paccone che andiamo subito ad aprire. Due volumi abbiamo innanzitutto Mission Yozakura Family numero 4. Sono molto curioso di vedere come prosegue questo manga J-pop. E poi ho iniziato i recuperi di un autore che mi ha colpito particolarmente con il manga Gli strani casi del professor Munakata, ovvero Yukinobu Oshino. Quindi mi sono recuperato Legend of Giants, pubblicato recentemente da Ikari. E mentre andiamo avanti con queste belle letture, direi di continuare a spacchettare. Altro pacchettino, andiamo ad aprire, vediamo che cosa c'è. Mi si è aperto già male. Abbiamo due volumi, partiamo con il numero 4 di Meshol e continuiamo con un po' di botte mazzate con il numero 12 di Tokyo Revengers. Ma è arrivato un altro pacco, credo che sia un acquisto che ho fatto su eBay, quindi andiamo subito a controllare. Finalmente è arrivato il volume unico di Yukinobu Oshino. Abbiamo Kamunabi, miti femminili, anche questo lo cercavo da un pochino, finalmente sono riuscito a trovarlo. Pacchettino da J-pop manga, apriamo perché qui abbiamo una bella novità. Eccoci qua, finalmente è arrivato Under Ninja! Sono molto curioso di scoprire questa nuova opera di Kengo Hanazawa, ma continuiamo con un altro pacchettino, dovrebbe essere un acquisto che ho fatto su eBay. Altro bel recuperone per quanto riguarda Yukinobu Oshino, abbiamo infatti Stardust Memories. Questi bei manga raretti sono proprio golosi e intanto continuiamo a spacchettare. Abbiamo un altro pacchettino, andiamo subito ad aprirlo. Opera che aspettavo da un po' è finalmente arrivata. Abbiamo il numero 1 di Alice in Borderland più la variant. Eccole qua. Continuiamo perché c'è anche un altro pacchettino che credo sia un acquisto che ho fatto su eBay. Andiamo subito a controllare. Effettivamente l'altra volta cercavo tra i manga spoko, ne ho trovato un'opera di Setona Mizushiro che si chiama S in tre volumi, dovrebbe essere sul badminton, quindi mi sono recuperato quest'opera uscita ai tempi per Ronin Manga in tre volumi che si chiama S di Setona Mizushiro. E detto questo ragazzi, continuiamo a spacchettare. Altro pacchettino, andiamo ad aprire, sono curiosissimo. Abbiamo un po' di uscite interessanti. Innanzitutto il numero 4 di Kulun Generic Romance, quale si aggiunge finalmente il numero 6 e mezzo di Noin con il box. Non vedo l'ora di montarlo e di arrivare in pari con questa prima parte dell'opera. E poi abbiamo un altro bel cofanetto, che è il cofanetto di Alma, quest'opera post-apocalittica che non vedo l'ora di scoprire, ragazzi. E intanto continuiamo a spacchettare. Altro pacchettino, andiamo ad aprire subito. E tra le uscite del mese, finalmente, è arrivato anche il numero 23 di Shaman King! E poi abbiamo un mega pacchettone, che è un ordine che ho fatto sul sito di un caro amico del canale, Daniele Rudoni, perché sono preso un po' di cose che volevo da un po'. Andiamo ad aprire e vediamo. Innanzitutto abbiamo il primo volume di Rock and Punch Riders, finalmente in volumetto. Non vedo l'ora di rileggermelo tutto quanto di fila dopo essermelo goduto in rivista. E troviamo anche un segnalibro super carino, una cartolina esclusiva dove dietro abbiamo anche la trama e qualche dettaglietto in più. E poi abbiamo anche la mega spilla gigante di Rock and Punch Riders. Cosa abbiamo poi? Attenzione,
Il buon Daniele mi ha intanto dato anche un bellissimo disegno, gentilissimo Daniele Grande, grazie, davvero grazie. Sempre una figata ricevere queste cose, davvero, sono troppo contento. Poi abbiamo i 4 volumi del Robot Madness, del bel progetto che Daniele Rodoni sta facendo insieme al mitico Ruggine, e li potete vedere spesso in live sul canale di Lucca Manga School su Twitch, mentre disegnano questi mega robottoni strafighi. Abbiamo anche questi bigliettini super carini con ancora tutti i robottoni disegnati e creati da loro. Andiamo a concludere con il piccolo sketchbook con gli originals, anche questo veramente, veramente una figata. Sono proprio curioso adesso di mettermi a spulciarveli tutti quanti, ma intanto continuiamo a spacchettare. Pacchettino da Starshop, ragazzi, il nostro shop online di fiducia. Ricordatevi che utilizzando il codice MARI15 avrete oltre al 5% di sconto su tutto il catalogo, le spedizioni gratis a partire da 15 euro di spesa. Il top, praticamente regalate. Andiamo a vedere cosa c'è qui dentro, perché ho recuperato alcune uscite di questa settimana. Qualcuno ha detto segnalibri? Ne abbiamo ben 3. Poi mi sono recuperato Die Dark numero 3, questo lo aspettavo davvero tanto, Chainsaw Man numero 9, e ho acquistato anche il libro che di Iwata, da grande appassionato di Nintendo, questo, ragazzi, non poteva mancare. Sono proprio contento che è arrivato anche in Italia in italiano. Oltre a questo abbiamo un altro recupero che ho fatto online. Quindi andiamo a prendere questo pacco che è arrivato. Sembrano delle scarpe, ma non lo sono. Deluso da quello che è stato il cofanetto di Blame e dalla sua fattura davvero dozzinale, ho recuperato la vecchia edizione in 5 volumi online, che già è bellissima e abbastanza grande comunque da potersi godere le tavole. Mi sembra già un'ottima edizione e l'ho pagata decisamente meno. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Ancora un pacchettone da Starshop, andiamo subito ad aprire. Allora, codice MARI15 per i vostri acquisti, raga. MARI15 si gode. Segnalibri, posterino di Four Nights of the Apocalypse. E poi andiamo a vedere gli acquisti. Finalmente ho trovato Sable Tiger, tra l'altro da Starshop, di Yoshino. Sto recuperando un po' tutte le opere, questa mi mancava. Continuiamo con IQ 33, 34 e 35, così continuano i recuperi. Novità del mese con il numero 1 di Ice Shield 21, un bel mattoncino, ragazzi, ma sono comunque super curioso di leggermi questo Spokon. Per restare in tema, Blue Lock, il numero 7, questo me lo leggerò praticamente subito. Si aggiunge Planet of the Fools, numero 3, anche questo mi incuriosisce abbastanza. The Killer Inside 11, si conclude finalmente questa serie e potrò quindi leggere gli ultimi numeri che avevo lasciato da parte perché stava cominciando a diventare una gran confusione. E concludiamo, ho approfittato dell'offerta a 1 euro per prendermi anche il numero 1 di Demon Slave. Vedremo, ne parleremo, capiremo. Ma non è finita qui, perché abbiamo un altro pacchettone che andiamo subito ad aprire. Che cosa abbiamo qua? Abbiamo il numero 16 della JoJonio, quindi quasi finita. Il numero 18 di Demon Slayer, quindi continuiamo anche con questo grande classico di Weekly Shonen Jump, che ha infranto ogni record di vendita. E poi uno dei manga che aspettavo assolutamente di più questo mese, ovvero il numero 6, Domani il pranzo sei tu. Questo manga mi fa morire, quindi sono proprio contento. Altro numero che aspettavo questo mese in assoluto, probabilmente quello che aspettavo più di tutti, finalmente il numero 26 di Golden Kamuy, ragazzi, che manga, dovete leggerlo subito, recuperatelo, correte. Poi abbiamo il numero 4 di Frieren, quindi continuiamo anche questo bel manga fantasy, e il numero 6 dei Diari della Speziale. E con questo bel malloppo continuiamo a spacchettare. Pacchettino di un acquisto che ho fatto su Vinted, andiamo ad aprire. Ogni tanto uso anche questa piattaforma, soprattutto per l'usato ancora ci sono delle buone occasioni, quindi vi consiglio sempre di darci un'occhiatina. Finalmente sono riuscito a trovare i 3 volumi di Auto Assassino Filia di Usamaru Furuya, che mi mancava. Quindi ora di Furuya mi manca solo Teichi High School, che piano piano ce lo recuperiamo. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. Pacchetto che arriva da eBay, andiamo ad aprire. Ho fatto un po' di acquisti questo mese, eh? Continuano i recuperi di Yoshino. Qui abbiamo il volume 2 di 2001 Nights. Arriveranno anche gli altri.
vedremo in questo video. Probabilmente li ho trovati tutti, ma non è finita qua, perché c'è un altro pacchettino che dovrebbe essere altro acquisto fatto su eBay. Ho recuperato anche Kodoku Experiment in 3 volumi, sempre di Yukinobu Oshino. Questo l'ho pagato davvero prezzo speciale, e quindi i recuperi di Oshino vanno avanti. Ma non è ancora finita, perché oggi è arrivato anche un pacco dalla lista meme, ragazzi. Siete sempre terribili. Come sempre vado ad aprire e, senza guardare il contenuto, leggerò il biglietto che mi avete mandato. Allora, così potrai ricordarti di me per sempre. Blue Iroha, Andrea, io pensavo che tu fossi una persona seria, ti metti a fare questi giochetti subdoli? Grazie per il regalo dalla lista meme, vediamo che cosa mi costringerà a leggere il buon Blue Iroha. Il buon Blue Iroha mi costringe a leggere Skip Beat, il volume 1. Ci mancava solo uno shoujo amoroso questo mese. E vabbè, maledetto Blue Iroha, maledetto, questa me la paghi cara. E intanto continuiamo a spacchettare. Pacchettino che arriva da eBay, andiamo ad aprire subito e vediamo cosa c'è. Qui sono recuperi. Finalmente sono arrivati il volume 1 e il volume 3 di 2001 Nights. Ragazzi, abbiamo completato anche questa bella opera qui, perché 2001 più 5 arriverà più avanti, l'ho già prenotato. E quindi abbiamo quasi completato tutte le opere di Oshino uscite in Italia. Continuiamo con gli arrivi della settimana e andiamo ad aprire un po' questo pacchetto. Prima di tutto abbiamo il numero 6 di Black Jack. Sono contentissimo di poter continuare questo bel manga di Tezuka, al quale si aggiunge il numero 24 di Shaman King. E si continua a combattere. Si combatte soprattutto con il box di Kaiju 8, ragazzi. Finalmente è uscita quest'opera attesissima. Sono davvero curioso di scoprirla. Probabilmente quando uscirà questo video avrò già fatto un piccolo unboxing e vi avrò dato anche le mie prime impressioni, quindi magari recuperatevi il video nelle schede. E detto questo, ragazzi, continuiamo a spacchettare. No, non c'è più niente da spacchettare, perché un po' di pacchi hanno tardato, quindi li vedrete il prossimo mese. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto e soprattutto vi ricordo di fare quelle 4-5 cose importanti per il canale. Ricordatevi di lasciare un bel like sotto il video, perché così il video vola. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, perché così la community cresciamo tutti quanti insieme. Community che troverete anche sulla pagina Facebook di Nerdy. Venite, entrate, fateci vedere i vostri acquisti, parliamo di manga anche lì, parliamo di manga anche su Twitch. Vi lascio il link in descrizione sia del gruppo Facebook che del canale Twitch, dove sono live quasi tutti i giorni. Venite a chiacchierare con noi, con tutta la community. Vi lascio anche il link al canale Spamino Telegram, un canale Telegram dove scrivo tutto quello che faccio online, così se vi iscrivete non vi perdete più niente. Concludo come sempre con il mio contatto social, ovvero la mia pagina Instagram, MicheleMario86. Qui troverete tanti altri contenuti sul manga e tante altre cose interessanti. Ricordatevi di passare su questa bella pagina, lasciare un bel segui e magari scrivetemi in DM. Direi che anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!